non è una presentazione, perché non dobbiamo presentare certamente Mr. Lopez, è così, un bentornato, si è solo allontanato un attimo, quindi è qui di nuovo e ve lo lascio per tutte le domande di rito e le curiosità che avete. Sarà esaustivo come sempre. Buongiorno mister. Buongiorno. Bentornato. Diceva giustamente il direttore, non ha bisogno di presentazioni perché la conosciamo, torna qui. Una domanda che magari sarà posta anche lei. Quando è finito il campionato il presidente aveva detto che era confermato, ha ribadito anche con un comunicato la sua fiducia e la sua gratitudine, però c'è stato un periodo non collegato in cui lei non è stato qua e non è stato l'allenatore. Si è dato una spiegazione, visto che la stima del presidente non è mai venuta meno? No, non è un problema di stima, perché quello rimane ed è rimasto sempre. Lui fa il presidente, prende delle decisioni e niente. Ma non capita solo a Brescia e con lui, mi è capitato anche un'altra volta. E capita nel calcio, quindi uno deve guardare avanti. La cosa importante è che io sono tornato con voglia, contento, perché anche questo è importante nel momento in cui uno deve fare delle scelte. Io potevo scegliere anche non tornare, perché anche questa poteva essere la mia scelta, di non tornare. Invece io sono tornato perché ho voglia di riscatto. E nel momento in cui sono venuto sapevo, e l'ho detto anche, credo che la squadra poteva anche andare in B, ma poi si doveva far subito bene per riportarla in A. E quindi questa voglia è quella che mi ha portato anche a tornare ed essere qui oggi. Buongiorno mister, sono Gianluca Mago del Giornale di Brescia. Che effetto l'ha fatto però leggere quel comunicato del presidente Massimo Cellino, nel quale diceva sono state date troppe colpe forse all'allenatore, che invece dovrebbe averne meno, le colpe potrebbero invece essere di altri? Sinceramente mi ha fatto piacere, ma un po' è quello che ho detto prima, la stima rimane sempre. Poi lui che lo ha fatto pubblico, secondo me è una cosa bella, però sappiamo che poi anche il sentimento nel lavoro molte volte uno lo deve lasciare, come lui sa fare, perché lui lo sa fare questo. E quindi penso che tornando un po' a quel comunicato, io non sono qui solo per la stima del presidente, sono qui perché ho voglia di continuare un lavoro che abbiamo iniziato mesi fa. Salve mister, bentornato anche da parte mia. Chiedo due cose insieme. La prima è se il contratto era ancora in essere o avevate già raggiunto un accordo, perché non si è capito benissimo, nel caso in cui lei non fosse tornato a Brescia, e dice potevo anche non tornare, però risulta che lei avesse comunque un contratto ancora per due stagioni. E poi le chiedo se questa pausa comunque di 40-50 giorni le è anche servita, se ha fatto qualcosa inerente al caso, ho visto tante partite, le è servito un po' per ricaricarsi le pile dopo comunque una retrocessione che non l'ha vista come principale colpevole, però anche lei ovviamente ha fatto parte di una stagione sfortunata. No, siamo andati in B, siamo andati insieme, e quindi insieme dobbiamo tornare. Questo è il mio pensiero. Poi il contratto lo sapete e non c'è bisogno che venga a chiarire delle cose. E poi in questi giorni, sì, quando uno sta fuori e guarda il calcio molto, ma guarda anche quello che ha fatto, che deve migliorare. Quindi sono tutte cose che poi un allenatore credo che le fa a prescindere, perché poi molte volte quando le cose non vanno bene, e anche quando vanno bene, uno bisogna sempre guardare quello che è stato fatto, dove si può migliorare. Quindi un allenatore fa tutte queste cose, a parte di stare a casa con la famiglia, che anche questo conta, ricarica. Buongiorno mister, le volevo chiedere, guardo proprio l'ultima frase che ha detto, ho voglia di ritornare, di continuare il lavoro che avevo intrapreso alcuni mesi fa, e guardo proprio il lavoro
negli ultimi mesi dello scorso campionato il Brescia aveva anche cambiato un modulo, aveva proposto quel 4-4-2, un modulo che è ritornato proprio in queste prime partite con Delleri, anche se Mister Delleri ha evidenziato che c'erano delle dinamiche a livello soprattutto difensive diverse, l'interpretazione verso, rispetto al suo di modulo, quel 4-4-2. Abbiamo notato che la difesa in queste prime due partite ha fatto davvero molta fatica. Il suo arrivo ritornerà ad essere a livello proprio di difesa ancora con questo 4-4-2? Guarda, in quanto riguarda il modulo, poi sono stati anche presi giocatori che hanno caratteristiche diverse per fare questo modulo. È normale che si può fare anche perché, come hai detto tu, noi l'anno scorso alla fine abbiamo cambiato. Quindi questo si può anche fare. Vedendo un po' le caratteristiche nostre, io cercherò di mettere nelle condizioni a tutti i giocatori, nel suo ruolo. Che voglio dire, io per esempio sono subentrato a Cagliari e ho visto che si stava giocando in un modulo e si faceva fatica anche perché i giocatori non erano adatti, quindi mi sono trovato a dover giocare con un 5-3-2 e l'ho fatto anche vedendo le caratteristiche che aveva la squadra in quel momento, quindi va un po' della mano questo del modulo. Ho visto più che altro la prima l'ho vista e ho visto che si faceva diverso al nostro, ma un 4-4-2. Buongiorno mister, bentornato. Quando vi siete riparlati con Cellino, per curiosità, lei gli ha chiesto però perché non lo aveva alla fine confermato 40 giorni fa per poi richiamarla adesso? E poi aggiungo un altro pezzo di domanda: quando arrivò a febbraio la stagione in qualche modo era già molto compromessa, segnata, poi è arrivato il coronavirus, insomma era una situazione veramente non pesabile, no? Dove si è fatto fatica anche a valutare il suo lavoro e forse a conoscerla. Adesso comincia tutta un'altra storia, perché l'altra volta non c'era magari nulla da perdere, ma casomai qualcosa da trovare. Adesso in realtà è tutto da costruire. Sì, inizio dalla fine. Credo che è un campionato che è appena iniziato, è un campionato dove, l'ho detto anche ieri ai ragazzi, bisogna essere protagonisti. Che voglio dire con questo? Che bisogna essere protagonisti fuori casa e in casa. Bisogna cercare di fare le partite perché è un campionato diverso dove il Brescia credo che ha tutto per far bene e per vincere un campionato. Non si vince un campionato da soli, quindi bisogna essere un gruppo, uniti. Quando dico uniti, un po' tutti. Credo che ho visto molte squadre forti che non riescono a vincere. E poi lì uno va a vedere, ci sono grandi giocatori, individualità, ma poi alla fine manca il gruppo. E quando manca il gruppo, noi che abbiamo vissuto tanti anni nel calcio, credo che diventa difficile. Per quello dico che bisogna essere uniti, bisogna pensare in far sempre la cosa migliore per la maglia che difendiamo, per una grande città che credo che merita tornare subito in Serie A. Quindi bisogna essere tutti uniti e pensare sempre la cosa migliore per il Brescia. Quando abbiamo parlato, non le ho mai chiesto al presidente, poi quando sono tornato abbiamo parlato di calcio. Da voglia, l'ho detto prima, che ho di finire un discorso e un lavoro in questa città, con questa società, quindi credo che è l'inizio, siamo sempre all'inizio di un campionato e bisogna dare continuità al lavoro e poi dopo il lavoro credo che arrivano anche i risultati. Mister, bentornato, le volevo chiedere due cose. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi di questa squadra? La Serie A, questo è l'obiettivo, l'ho detto prima. L'obiettivo di questa squadra è la Serie A, perché credo che una squadra come il Brescia, poi una squadra che se uno va a vedere, credo che per la categoria è una squadra che ha qualità in tutti i reparti, credo che deve, e poi credo che il presidente ha dato un segnale forte e chiaro. Tenendo tutti i giocatori
per cercare di risalire subito. Quindi questo è un segnale che poi non è che c'è bisogno di nascondersi. Il segnale credo che sia stato dato dal presidente. E quindi l'obiettivo è la Serie A. Le volevo chiedere anche, a parte i moduli e tutto, da chi si aspetta magari qualcosina di più in questa stagione? Non che lo scorso anno c'è stato qualcuno che ha dato meno, però chi deve trascinare questo Brescia in Serie A? Il gruppo, l'ho detto anche questo, l'ho detto prima, a prescindere poi da un singolo giocatore. Io sono convinto che un campionato non lo vince un singolo giocatore, lo vince un gruppo. Quindi noi per vincere un campionato bisogna essere forti, perché è un campionato che è lungo, è un campionato che ci sarà dove troveremo tante difficoltà e nelle difficoltà vieni sempre fuori con un gruppo unito. Questo è dove bisogna puntare per poi arrivare all'obiettivo comune che è la Serie A. Il calcio mercato mister è finito finalmente, fortunatamente. Ha parlato di gruppo e in questo gruppo ci sono due giocatori, Torre Grossa e Savelli, che sono stati forse un po' disturbati da questa questione di mercato. Le chiedo come li ha trovati psicologicamente, anche se è arrivato da. E queste cose non capitano solo al Brescia, capitano nel calcio. Quindi, come hai detto tu, il calcio mercato è chiuso, quindi sono giocatori del Brescia. E l'ho detto anche prima, noi bisogna mettere sempre davanti il Brescia. Quindi nel momento in cui noi mettiamo davanti il Brescia, che ripeto, è una maglia importante, noi dobbiamo fare la cosa migliore per il Brescia. Quindi sono ragazzi che li conosco e che faranno così. Quindi si riparte da questo, mettendo sempre davanti la cosa migliore per il Brescia. Mister, non c'è più Tonali, non c'è più Viviani. L'anno scorso avevamo un po' i giocatori impiegati come playmaker. In questa rosa c'è uno o più giocatori che può ricoprire quel tipo di ruolo di regista da centrocampo e da uno vuole da inventare? No, da inventare no, infatti ho detto un po' che poi uno deve vedere e penso che ci sono i giocatori per far quel ruolo, è normale che poi io li devo allenare, li devo conoscere, soprattutto i nuovi, ma credo che è stato fatto un mercato e vedendo anche nella maniera che si vuole giocare, credo che sia un po' questo quello che volevi sapere, no? Sì. No, più che altro se c'è qualche giocatore, io penso a Van der Looy perché mi sembra avere le caratteristiche, se c'è qualche regista naturale. Sì, credo di sì, che lui lo possa fare, però una cosa che io dica lo può fare e poi vederlo sul campo è diverso. A me sembra di sì vedendolo, però poi uno deve allenarlo, deve capire anche il giocatore, però credo che sì, che lo possa fare anche lui. Mi sta chiedo se in questi mesi si è sentito con del Neri da quella volta in cui eravate visti in sede, poi lui ha accettato la panchina che era fatta sua, lei è tornata al posto dei miei, chiedo se c'è stato un colloquio telefonico, un contatto tra di voi in questo periodo. No, no, in questo periodo il contatto no. Poi credo che l'ultima volta che ho parlato col mister, credo che era prima di andare via, e poi contatti no. Sempre a proposito mi ricollego a questo aspetto legato a Del Neri, no? Perché inizialmente doveva essere Del Neri, direttore tecnico, lei allenatore, vi eravate parlati per cominciare questo sodalizio, è stato tutto strano, no? A livello di dinamiche. Lei onestamente se lo aspettava, se lo sentiva che prima o poi sarebbe potuto tornare. E che questa cosa si dovesse un po' chiudere, perché noi No. già in quel famoso comunicato a cui abbiamo fatto riferimento prima avevamo letto un po' un epilogo di questo tipo, prima o dopo. Lei dentro di sé si aspettava che potesse succedere. No, guarda, qua non è importante quello che penso io, che cosa mi aspettavo nel calcio, io penso che, ma non a Brescia, da tutte le parti è molto dinamico, può succedere di tutto. Il mister poi, noi abbiamo parlato, è vero che doveva fare altro. Ma poi la decisione è stata presa dal presidente e va accettata. Io l'ho accettata come ho accettato anche ora di venire, con molta voglia, ripeto. Però nel calcio
questo secondo me è il minimo, no? Ci sono cose molto più strane. Il mister è stato sempre mister, poi il presidente ha voluto che fosse lui il mister e lui ha accettato, e va bene, questo può capitare, io ho accettato soltanto, però non vedo cose molto più strane nel calcio che non più di questo, diciamo. Le chiedo anche questo, mister, dalle sue parole traspare molto la voglia di ricominciare qui a Brescia e di ripartire con l'avventura della Serie A. Le chiedo se nel contatto che ha avuto con la squadra e con il gruppo ha trovato la stessa voglia che ha lei in questo momento. Guarda, io quello che ho visto, sinceramente nella prima partita, perché la seconda non l'ho vista, le l'ho detto a loro, che il Brescia deve essere consapevole che non è lo stesso campionato dell'anno scorso, l'obiettivo è diverso, quindi bisogna essere protagonisti, e quando dico protagonisti dico quando uno va a giocare fuori, quando gioca dentro, in casa, bisogna cercare di vincere e fare entrambe le cose, quando uno difende, quando uno attacca, però qualcosina in più bisogna rischiare, questo è quello che penso io. E le l'ho detto a loro, e credo che loro hanno la voglia di fare. Bisogna fare tutti i giorni e fare anche come le ho detto ieri, negli allenamenti, perché poi non è che arriva la partita e cambia il chip e dice bisogna essere protagonisti, bisogna no. Bisogna, nel momento in cui abbiamo iniziato ieri, le ho chiesto questa cosa, la voglia e l'entusiasmo, e soprattutto portare ogni giorno la testa negli allenamenti, che molte volte uno viene e si allena, secondo me non basta, bisogna allenarsi con la testa per poi giocare e fare le cose che il mister chiede negli allenamenti, quindi credo che la voglia loro ci sia, perché poi quando una squadra viene da una retrocessione rimangono in tanti giocatori, penso che ognuno poi ha la voglia di tornare e farsi valere e far capire che è stato un episodio e che noi possiamo salire, e poi l'altro obiettivo è rimanerci, che questo verrà un obiettivo secondario, ma il primo obiettivo nostro è la Serie A, questo è senza dubbio.